Quattro Testa. Da piccolo ho sempre ammirato le storie sugli infortuni dei piloti della MotoGP o dei rider nei vari film di freeride. Questi eroi senza mantello ma con tante cicatrici che facevano di tutto per tornare a vincere, rendendo tutto più vero e umano. Le cicatrici hanno lo strano potere di ricordarci che il passato è reale. Dalla caduta fino ad ora ho mentito praticamente a tutti, anche a me stesso, cercando di nascondere la gravità del mio infortunio, mostrando solo gli step positivi del mio recupero. Piccolo traguardo questo per ritornare dove ero prima dell'infortunio. La realtà è che la gamba mi ha sempre fatto male, permettendomi di andare in bici, ma non come ho sempre fatto. Se un mese fa mi aveste chiesto se fossi tornato al Crankworx di Rotorua, vi avrei sicuramente risposto di no. Non mi sentivo pronto. Però è successo qualcosa nell'ultimo mese. Non so che cosa, ma ho iniziato a sentirmi bene. Sono passati 8 mesi dall'infortunio peggiore della mia vita e oggi, come i miei eroi, sto lottando per tornare dove voglio essere. Crankworx Rotorua 2024, ragazzi, sono appena arrivato dopo un viaggio infinito, lunghissimo come al solito per venire in Nuova Zelanda. Oggi freschina l'aria, devo essere sincero, e tra l'altro c'è già un botto di vento, cosa che non mi piace per niente. Madonna, ma qui mica deve essere estate. Come vedete mi sono già setappato, ho già fatto il mio bel disordine in camera e anche la bici l'ho già montata. Però purtroppo quest'anno sono venuto totalmente da solo qui a Rotorua ed è la cosa che effettivamente mi pesa di più in assoluto quando faccio questi viaggi. Questo Crankworx sarà molto particolare per me, l'avete visto dalla intro. Sono stati 8 mesi duri, ragazzi, non lo dicevo per scherzare nella intro. Non avevo mai subito un infortunio così grosso, così invadente e così lungo da recuperare. Ero partito veramente molto entusiasta perché avevo accorciato notevolmente i tempi di recupero secondo quelli previsti dal medico. Però da lì a tornare al mio livello ci ho messo tanto. Fino a un mese fa assolutamente non ero convinto di venire a Rotorua. Vi chiederete come mai ci sei venuto? Non lo so, c'è stato un miglioramento incredibile nell'ultimo mese a livello sia di testa sia di riding. Perché non andare? Cioè io al massimo vengo qui a Rotorua, se non mi sento di spingere, non mi sento di fare il contest perché non mi sento a livello, non lo faccio. Tutto dipende da come mi sento in questi giorni di prove. Adesso, per non rendere troppo serio, raga, questo discorso che l'abbiamo già tirato troppo in lungo, volevo subito rendervi partecipi di questa novità, ragazzi, che probabilmente i più attenti, i più fan avranno già notato anche dalla intro. Ultimamente ho cambiato un pochino il mio abbigliamento. Voi siete sempre stati abituati a vedermi vestito così al Crankworx. Nike ai piedi, panta skinny e maglia bella loose. Ma ultimamente ho deciso di fare un cambiamento radicale. Questa è la versione del Toto loose. Panta bello baggy, fit loose, ma comunque con sempre Nike ai piedi. Non so se si vede poi la differenza effettivamente in video, ma vi assicuro, ragazzi, che Panta è molto molto più largo. Questa scelta non ha un motivo, volevo cambiare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo outfit. Sicuramente qualcuno di voi lo odierà, altri lo apprezzeranno. È un po' più in linea forse con i tempi moderni.
Ormai lo sapete ragazzi, il corso di Rotorua è praticamente lo stesso da ormai un bel po' di anni. Ho cambiato questa prima parte alle mie spalle 3 anni fa circa, e come vi ho già raccontato nei precedenti video, si parte subito con un drop bello grosso, seguito poi da una hip veramente a 90 gradi con una rampa mega alta. Però quest'anno, a mia totalmente insaputa, hanno deciso di aggiungere un'opzione praticamente nel percorso. Si può scendere non soltanto da questa via alle mie spalle, ma anche dalla vecchia linea di slopes di Rotorua del... non mi ricordo che anno, io ci avevo girato nel 2017. Io sono venuto su e ho detto, ma no, non lo faccio nemmeno il course check stavolta, perché tanto è uguale agli anni scorsi. E ci arrivo su e qui un nuovo mondo praticamente c'è. È già spiazzato questa cosa ragazzi. Ma il salto che mi preoccupa ugualmente alla hip lì è... questo bestione è veramente gigantesco. E comunque non è nemmeno dritto il salto, perché è verso destra. Aggiungiamoci poi che c'è un landing molto molto preciso e ripido. Non lo so raga cos'è meno peggio di queste due linee qua in alto, eh? Per il resto in realtà il corso ragazzi è completamente uguale. Facendo un piccolo recap, subito dopo c'è questo mega salto gigante, il classico mega wall ride, dove praticamente il landing è diviso a metà. E ancora da quando l'hanno costruito non abbiamo capito perché hanno costruito un atterraggio a destra. E questo che cazzo serve? Ti passa poi al boner log più incazzato della storia e un atterraggio veramente veramente preciso. Poi subito dopo vabbè il classico salto inutile che tutti odiano. Sempre inutile lui, eh. E si passa alla parte finale con la classica spina in legno per fare un po' i park rat, step down bello grosso e ultimo salto per mandare i banger della morte. Buongiorno. Oh, ragazzi, primo giorno di Crankworks done and dusted. Che poi in realtà non sono neanche così stanco, perché non lo so, probabilmente in aereo sono riuscito a dormire molto bene. Infatti ho dormito quasi 8 ore. Non ve l'ho mai detto, ma vi può interessare come cosa, soprattutto per chi viaggia molto, vi consiglio veramente di recuperarvi uno di questi ragazzi. Adesso mi direte, Toto hai scoperto l'acqua calda? Questo è uno di quei classici cuscini da viaggio, ma gonfiabile. Con una particolarità però: si gonfia ma non con la bocca, semplicemente al tempo lo avevo comprato su AliExpress e ve lo consiglio, anche perché gonfiabile ve lo potete mettere nello zaino. Ma se dovessi tornare indietro, prima di fare l'acquisto su AliExpress passerei chiaramente per Letyshops. Letyshops è un servizio di cashback, l'ho già spiegato in tutte le lingue, ma vi faccio adesso l'esempio pratico di come funziona Letyshops. Apro Letyshops, vado a cercare AliExpress, seleziono il negozio. Immaginiamoci che devo fare un bel acquisto di diverse cose, come per esempio questo, un paio di ciabatte perché le ho perse, un nuovo portafogli, il caricatore delle batterie. Quindi me le metto nel carrello di AliExpress, completo l'acquisto, ricevo a casa tutti i miei bei prodotti che ho comprato e assieme a tutto questo però trovo dentro nel mio pacco anche 10 euro. Adesso 10 euro è un esempio simbolico, ma il concetto del cashback è proprio questo: io faccio l'acquisto e poi grazie al fatto che ho utilizzato l'applicazione di Letyshops mi ridanno indietro dei soldi. Non devo fare nulla proprio perché Letyshops è gratis, quindi non ha veramente senso non provare a utilizzarlo. E la cosa bella di Letyshops è che ci sono più di 3000 negozi, basta ricordarsi di utilizzare l'app prima dell'acquisto. Supportatemi e supportate il canale semplicemente cliccando il link in descrizione. Ora questo cuscino mi è stato comodo ragazzi, ma secondo me il letto questa notte sarà molto più comodo. Ci vediamo domani con le prime prove. 20 è calmato leggermente. Manca solo un'ora alla fine delle prove, magari riusciamo a fare qualche giretto. È il primo giro che faccio da la caduta del Joyride. Jay Kino. Mi chiamo Max. Perfetto, eh? Perfetto. Vaffanculo. Oh ragazzi, finalmente torniamo su sto corso. Siamo qui ragazzi, perlomeno per far star zitte tutte quelle male bocche che dicevano non torni, non torni. Però intanto siamo qui al Crankworks. Prendiamo confidenza, vediamo se si indurisce un po', perché adesso è veramente lento. Ma ci siamo ragazzi, siamo on point. And they all wanna come to my yard, ice me out and leave me alone.
You know I be popping off, switching lanes, swiping cards. They throwing them bags at me, cause obviously I am a star. Run up a check with me, I'll make. Underrotated a bit, right? Ok, sono sulla prima hip, è fattibile. Non è facile perché bisogna decisamente non girare. Minchia, qui c'è la terra che si incastra dappertutto. Cazzo, era lì però, eh. Era abbastanza lì, mi sa che ero un po' lento e un po' più deciso dello spingere. Tanto che appunto non è facile matchare le due spinte nel modo giusto. Ok. Again! Ah! Cazzo di poco, eh! Di sicuro è più safe cadere così. Così ti slidi, ti gratti, perché comunque ti gratti tutte le volte. Che palle grattarsi. Non è facile da fare sto trick, eh. È stronzo su sta hip. Però non lo fa nessuno, quindi ho detto, boh, magari lo faccio. Però se non viene. Iniziamo subito a spingere, raga, qua. Ah! Dai, cazzo, gira. No! Merda, che minchia, mi sono mangiato una quantità di terra. Fanculo sto trip di merda. I have a lot of dirt in the eyes. Ah, volevo cambiare un po' la mia run, devo essere sincero, però questo cashy, questa hip qua, purtroppo non funziona. E volevo evitare di ripetere i trick che avevo fatto nella run dell'anno scorso. No, in realtà di 2 anni fa. Purtroppo nella mia mente funzionava, ma dal vivo non funziona. Però almeno sono contento perché sto comunque già respingendo, cioè sto provando cose nuove. Il problema è che cartellare così ti toglie un po' di confidenza in realtà. Quindi meglio forse fare uno step leggermente indietro per quello che avevo in mente per la run. È qualcosa che so fare di sicuro e chillarmela e star tranquillo, perché ho bisogno di riprendere confidenza con sti salti, con sto corso e con i miei trick. Allora adesso vi faccio vedere perché fa male cadere al crankworks. Guarda, porca di quella puttana, raga. Allora, lasciate stare il nero perché si è appiccicato ai pantaloni. Guardate che cazzo di sbregatura. Non è niente di che, eh. Però dà un fastidio perché si appiccica ovunque. Per quello non ho più riprovato il cash, perché di per sé le cadute erano chill. Ma questa cazzo di grattata mi ha fatto passare la voglia di provarlo. Mi sa che per oggi io potrei chillarmela. Ancora un po' un giorno del cavolo. Non ho combinato granché. Almeno sì, ho fatto qualche trick. Raga, bisogna avere pazienza in suo sport. Non avere fretta. Lo devo ripetere anch'io, oltre a dirlo nel video, ma devo avere fretta. Avere pazienza. Stamattina mi sono svegliato con un po' di indolenzimento alla spalla destra. Mi dà fastidio a tirare su il braccio fino in fondo. E non vi ho ancora spiegato in realtà tutto il bordello che sta succedendo praticamente qui al Crankworx. Cioè sta succedendo una bella rivoluzione dei rider. Per adesso non dico ancora niente. Non so neanche se potrò spiegarvi qualcosa, ma vi posso solo dire che non posso dire altro, mi spiace. Però ad oggi, che è venerdì, non sappiamo se il contest avverrà o meno. I'm a hero or my cake. Independent leader made away. I'm the people's voice in Purple Rain. Stuck to my pace, the turtle win the race. The trophies, so trophies fused from the townscape. Change is great, break, then I had escape. God told me time to go elevate. Chosen child, I'm the champ, now not a featherweight. Man, I'm so blessed, I just meditate. Peace of mind, that's what you get when you out the way. By any means, I just listen what Malcolm say. Studied the game, I'm a student, learned every day. Stacking my books and I'm not talking Tampa Bay. Running the game, feel like first in the relay. Hand me my medal, took it to new levels. All gas on the pedal, not standing, cause settle, nah. Yeah, ay, we see you very soon. Guess what I'm here to do? Could inspire you. We headed to the moon. Look, yeah, I'm living proof. Minchia. Just for the culture, stacking our beats like it's Folgers. We on the move, we in motion. I believe I got a notion. Nothing but love, that's devotion. Budgets don't cost me, I'm with the commotion. I can be Batman that turns to the Joker. Debo with the locus. I'm trying to stay focused. I see it, I want it. That's hocus and pocus. And while I it's all in my hands, but I give it to Allah. He blessed me with more and more overflow. Tada, I know I'm the best. I don't need your fake shout outs. I'm putting the work like an OVO night owl. A realist, you see it. I know that you notice. I keep it 100, never sugar coated. I'm locked and I'm loaded. Pockets getting bloated. The goat on the mic, you definitely who they voted. Finalmente delle belle prove, ragazzi. Ho fatto veramente quello che avevo in mente. Non ho sbagliato niente, non sono caduto, non ho perso confidenza, che era la cosa più importante. E ho messo insieme una run. Il primo giorno, dopo quelle cadute lì, comunque, cioè, ero motivato perché comunque, raga, tornare da un infortunio e subito provare delle cose nuove come ho fatto vuol dire che mentalmente sono forte. Però cadere ti toglie un po' la motivazione. Ah!
Vaffanculo. Ti toglie un pochino, più che la motivazione, ti toglie un po' la confidenza. A breve abbiamo la decisione finale. C'è in ballo una cosa grossa qua, il Crankworks. Dobbiamo fare un meeting molto importante e da lì capirò cosa posso dirvi. Quello che avete appena sentito è il capo del Crankworks, l'organizzatore del Crankworks, Darren Kinnard, che ufficialmente ha comunicato che domenica, il giorno della gara, non si disputerà lo slopestyle maschile. È storia. È storia il Crankworks. Qua ci siamo veramente battuti come dei cazzo di guerrieri, senza mollare niente. E ne va del bene del nostro sport questa cosa. Non è sicuramente un giorno felice per noi come atleti. Personally, I just fucking want red because then, I traveled to New Zealand, but on the other point, I don't want to get fucked one more time by them, but dude, like. Siamo riusciti ad arrivare a un punto a cui non eravamo mai arrivati. È quello che serve al nostro sport per crescere in questo momento. C'è moltissimo da spiegare, non tutto può essere spiegato purtroppo. Probabilmente chi mi segue da tempo e chi ha seguito un po' tutti i miei video del Crankworks ha sempre percepito che noi atleti ci siamo sempre un pochino lamentati col Crankworks, proprio per l'organizzazione in generale dell'evento. Tra premio e denaro bassissimo, le spese che abbiamo per venire qua altissime, praticamente ci siamo sempre sentiti un po' dei martiri. Tutti noi atleti del Crankworks ci chiediamo veramente ogni singolo evento perché siamo qui, cioè la risposta ce la diamo. Siamo qui perché amiamo lo sport e ci piace competere e ci piace metterci alla prova. Ma quando discutiamo con il Crankworks per far rispettare i nostri valori e le nostre richieste, non ci sentiamo mai ascoltati a pieno. E da 10 anni a questa parte, da quando io faccio i Crankworks, nulla è mai cambiato, anzi in realtà siamo andati sempre calando. In particolare quest'anno sono state introdotte delle nuove regole per cui per esempio l'hotel non era pagato a tutti gli atleti, come per esempio le riserve. E tenete conto che di solito le riserve sono ragazzi, magari non hanno sponsor, non sono famosi, ma stanno entrando un po' nel tour. Tra l'altro vi ricordo che noi comunque per venire qui a competere ci paghiamo tutto noi, eccetto l'hotel che è fornito dall'organizzazione. Non abbiamo assolutamente nessun compenso dall'organizzazione, se non appunto, se concludi bene, un premio in denaro. Numericamente, ragazzi, quando vedete la segno in TV fa gola, perché uno vede l'assegno finale $20,000. Ma vi faccio fare un piccolo ragionamento veloce. Se arrivi primo nella più importante competizione internazionale del campionato del mondo, come per esempio qui a Rotorua, vinci $20,000 neozelandesi. Convertiti in euro sono circa €11,000, che sono da tassare qua, perché c'è una trattenuta del circa 30%, e poi chiaramente vanno a finire nel tuo reddito del paese in cui vivi, nel caso in Italia, e a seconda del regime fiscale in cui ti trovi, devono essere tassati poi anche in Italia. Se facciamo un rapido calcolo, diciamo che magari ti riescono a rimanere in tasca un €6,000, ma da ciò, ragazzi, bisogna togliere sicuramente il costo del biglietto aereo per venire qua. Questa volta io per venire qui a Rotorua ho speso €2,500 senza portarmi dietro nessuno a filmar con me, proprio perché costava tanto. E poi durante la settimana chiaramente ci dobbiamo pagare il vivere, per 400-500 euro, quindi altri 3.000 euro che volano via. Quindi se io vincessi il Crankworks io mi porterei a casa 3.000 euro, ragazzi, per aver vinto la competizione più grossa al mondo del nostro sport, per aver rischiato la vita, per essermi rotto l'anca l'anno scorso e aver speso $50,000 di spese mediche, per dare immagine a un'organizzazione creando contenuti che di sicuro vanno a beneficio loro. Quindi ragazzi, siamo arrivati a un punto noi atleti che siamo assolutamente esasperati dalla situazione e vogliamo far cambiare lo sport, e abbiamo mandato una lettera sostanzialmente dove chiedevamo un supporto economico per venire qua di €2,000 a rider, l'hotel almeno pagato per tutti gli atleti e il cibo almeno pagato per tutti gli atleti. Di queste condizioni loro hanno accettato solo di pagare l'hotel, e invece hanno controproposto un leggerissimo aumento del premio in denaro, che però comunque non va assolutamente a compensare le spese per venire qua. Quindi in qualsiasi caso, a meno che non vinci, dal secondo al quattordicesimo
in qualsiasi caso ci rimetti i soldi. E questa cosa non è sostenibile. Noi abbiamo per fortuna i nostri sponsor e riusciamo a vivere di questo, noi atleti. Ma gli atleti emergenti che verranno in futuro, non tutti arrivano con gli sponsor. E i prezzi della vita, dei viaggi, di qualsiasi cosa, da un po' di anni si sono alzati. Non è la direzione giusta in cui stiamo andando. E per questo motivo abbiamo deciso che non faremo il contest domenica, perché vogliamo dare un messaggio chiaro e forte al Crankworks che noi atleti abbiamo bisogno di essere rispettati, perché lo show è fatto dagli atleti, è fatto dalla nostra performance. La gente viene a vederci e compra i biglietti del Crankworks per vedere la nostra performance. Noi chiediamo semplicemente supporto dal Crankworks per rendere tutto sostenibile. E per concludere vi dico che la decisione che abbiamo preso noi atleti non è stata semplice, e se l'abbiamo presa, ripeto, è perché siamo stati messi all'angolo, e dopo 10 anni a continuare a dire vabbè facciamolo lo stesso è arrivato il momento di cambiare. No, I know, there, like, there's lockouts in every league and every single league after the lockout comes back stronger. E se c'è una cosa positiva in tutta questa vicenda è che è la prima volta nella mia carriera da atleta del Crankworks che vedo tutti e 14 gli atleti uniti e solidi per un singolo e solo obiettivo. E questa è veramente la cosa più importante. In questi 4 giorni di prove noi sapevamo fin dall'inizio che c'era questa possibilità di non girare, ma tutti gli atleti hanno dato il 100% per essere pronti a fare il contest domenica, perché speravamo in un aiuto da parte del Crankworks. Ah, e se vi foste chiesti come mai lo abbiamo fatto proprio qui a Rotorua e non l'abbiamo fatto prima di venire qui a Rotorua, se chiedevamo queste cose prima di venire qua non sarebbe assolutamente cambiato niente, ma gli organizzatori avrebbero semplicemente invitato i rider successivi in classifica, e per tutto questo non si sarebbe concluso nulla. L'unico modo che avevamo per farci sentire era questo. Questo di sicuro non è il finale che mi aspettavo da questo video, ma sono felice che per una volta i rider non abbiano abbassato la testa. Oggi siamo qui in mezzo alla folla a supportare il primo contest slopestyle femminile della storia. Volevamo essere lì in mezzo? Sì, assolutamente. Ma sappiamo nel profondo del nostro cuore che quello che abbiamo fatto è stato necessario per il nostro sport e per tutti gli atleti che verranno dopo di noi al Crankworks. Per quanto riguarda il mio ritorno dopo l'infortunio, sono felice di aver dimostrato alla mia mente che l'infortunio peggiore della mia vita non mi ha fermato. Ho girato, ho provato, sono caduto, mi sono rialzato e ho riprovato. Quando faccio queste gare vivo ancora un'altalena di emozioni, positive e negative, ma l'obiettivo finale è ben chiaro nella mia testa.